Bene, terminata questa giornata molto molto piena, questo è il, insomma, è il totem di Meeple. Poi ci sono tutti gli altri, sono qua all'ingresso. E, insomma, è stata veramente una giornata molto molto piena, carica di cose da vedere. Ho incontrato insomma, tanti espositori che sono veramente i rappresentanti della qualità italiana nel mondo, e devo dire che insomma è sempre una soddisfazione raccontare della qualità italiana. Quindi un abbraccio a tutti voi, adesso godetevi questo servizio che ci sarà, insomma, diciamo così, che conterrà quello che è un po' il messaggio di qualità e di amore verso l'artigianato e verso, insomma, tutti coloro che lavorano veramente con grande grande passione nel nostro paese, per far più bello il nostro paese. E incontreremo anche delle realtà invece straniere, ho incontrato aziende greche, un'azienda bulgara eccezionale che fa delle cose meravigliose, piene di luce e di brillantezza, proprio è il modo veramente in cui si può definire il loro lavoro. Quindi insomma, arrivederci al prossimo Meeple, al prossimo MICAM e anche al prossimo OMI. Ciao a tutti e sempre buon lavoro a chi fa questo lavoro, diciamo, di informazione con amore e passione. Ciao! Bene, sono qui al Meeple, sempre alla Fiera Ro, Milano, e sono con... Francesco Di Lillo di My Choice. Ok, allora perché avete deciso di essere qui e secondo voi è importante esserci? È un'azienda di pelletteria al 100% italiana, non può non essere presente al Meeple. Le racconto brevemente la nostra azienda. Noi siamo un'azienda nata in Campania, dove tutti i piani di produzione, di prototipia e di sviluppo viene eseguita lì. Nello stesso momento siamo su Milano con un showroom in via Monte Napoleone, e comunque c'è sempre quell'emozione e quello spirito bello di vivere 3-4 giorni di fiera, è sempre quell'emozione che non svanirà mai negli anni. È stancante, però è eccezionale, no? Più che è stancante, sì. Se posso mi permettere di aggiungere un altro termine, gratificante, che certo. Che ti mette quell'emozione e quello spirito di iniziare a preparare subito una nuova collezione, perché sono delle persone che aspettano il prodotto. Esatto, poi infatti è sempre in positivo, no? Perché si riparte sempre, sì, in positivo. E avete una bella risposta, no? Con il vostro marchio. Assolutamente sì, anno per anno cresce sempre di più,
visto un po' l'amore che ci mettiamo nel preparare le cose, dall'altro lato ci sono sempre i clienti ben contenti di vedere cose nuove, i prodotti italiani ormai sono... non ci sta ad aggiungere null'altro. La qualità è la italiana, qualità non c'è niente da fare. Tutto, il design, quando c'è qualità e c'è design abbiamo tutto. Perfetto. Tutto. Con queste parole, insomma, grazie per essere stato grazie qui. Grazie a lei per essere venuta. E quindi ci risentiamo, ci rivedremo ci nella trasmissione. Nipel, assolutamente, assolutamente sì. Buon lavoro. Grazie per essere venuta. Ancora. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Siamo sempre alla OMI a Milano, a Ro Fiera, e io sono con Alessio, Alessio dell'azienda C63, no? Uh-huh. E io, insomma, sono rimasta abbagliata dalle luci di queste coroncine che richiamano tantissimo alle regine di bellezza, no? E il vostro brand quando è nato? Il nostro brand è nato, diciamo, dagli ultimi anni, da pochi anni, l'azienda da 14 anni. Poi questa parte qua per noi è la collezione nuova, sì. Che l'anno questo adesso per noi è una collezione di prova e l'anno prossimo a gennaio lasciamo con un altro brand nuovo e tutto riferisce a una collezione più alta. Perfetto, siamo sempre alla OMI e sono qui alla Invoke con chi sei? Cristina, sono in chat. Ciao Cristina. Ciao. Allora, racconta un po' il vostro brand. Intanto vedo che hai dei meravigliosi orecchini. Sì, anche questi orecchini sono della nostra ditta. Noi partecipiamo 50% circa al disegno di questo che noi produciamo. Lo presentiamo al mercato, per esempio adesso soltanto in Bulgaria abbiamo 8 negozi già, però abbiamo sviluppare anche il brand anche all'estero. Ecco perché questa è la nostra posizione per certo. Presentare la marca qui a Lomi quest'anno. Abbiamo vari tipi di gioielli, da prima presentiamo una serie che è ammirata di Dubai Line, come potete vedere anche questo gioiello molto più scintillante. Certo. I materiali sono di oro placato, 18 carati d'oro, tutti sono molto preziosi, postati, ogni cristallo è postato in, non so come si dice la parola, in ogni cassamento o cosa si chiama. Tu dici, cioè, in pratica ogni gioiello viene ricoperto di oro, sì. 18 carati d'oro. Il vantaggio dei nostri gioielli è che si possono bagnare, dell'acqua non c'è nessun problema, questo pensiamo che è molto importante per certo. Le donne che vogliono indossare questi gioielli ogni giorno, sempre, non solo sì. Per l'essere ufficiale. Adesso noi presentiamo il brand perché ogni mese noi riceviamo diversi modelli, noi diciamo alla ditta cosa adesso è molto popolare tra le donne al mercato e loro lo fanno per la nostra ditta. Anche due volte all'anno noi facciamo un catalogo dove presentiamo i gioielli per far vedere alle donne quanti sono i diversi modelli. E anche quest'anno, come ti ho detto, sviluppiamo il brand e vogliamo anche lavorare con vari tipi di lavoratori. Certo. È la prima volta alla OMI? La prima volta sì, siamo qui e per noi volentieri andiamo. E ti piace molto? Sì, sì. Avete trovato interesse nel pubblico? Sì, sì. Ci sono tante persone che Si sono fermate, sì, ci sono piaciuti i gioielli a tanta gente.
Quindi voi arrivate dalla Bulgaria. Sì, anche questi gioielli sono limitati. Speriamo che ogni donna si può sentire speciale con questi gioielli che indossa. Che sono molto selezionati. Sì, molto selezionati, non si possono guardare tanta gente. Certo. Quello che vendiamo è con tanta preziosità fatto, tutto a mano, di alta qualità. Quindi c'è molta qualità. Sì, sì, certo. Abbiamo certificato di tutti i gioielli, questo pensiamo che è molto importante anche per la gente che le compra, non solo per le feste, ma come un regalo. Certo. Sì. Bene, allora grazie. Tanto in bocca al lupo per il vostro brand. Mille e con la OMI qua a Milano in Italia. E alla prossima. Bene, sono sempre al MIPEL, alla Fiera Ro, Milano. Sono con Gabriella Ripani, della Ripani Italiana Pelletterie. Voi di dove siete? Dunque, la nostra è un'azienda nata 52 anni fa a Tortoreto in Abruzzo e siamo un'azienda a carattere familiare, soprattutto gestita da donne e lavoriamo per le donne, per noi è molto importante. Lavoriamo anche con tutto made in Italy, ovviamente. E per noi Made in Italy vuole intendersi non soltanto fatto in Italia, ma anche tenendo conto dei fattori positivi di tutto ciò che è la cultura italiana, quindi la sostenibilità, comunque ecco, la dignità umana di chi lavora con noi, delle nostre donne. E realizziamo borse che fanno felici le donne. Utilizziamo pellami da aziende tutte italiane, accessori sono tutti nickel free, quindi siamo molto attenti a prodotti che non siano nocivi alla salute del consumatore. E tra l'altro anche la nostra azienda è un'azienda che ha tanto all'energia, quindi alla sostenibilità. Abbiamo infatti nella nostra struttura moderna pensato soprattutto a impiantare dei pannelli solari per avere proprio l'energia naturale, quindi per noi è molto importante, oltre alla qualità dei prodotti e dei pellami, ovviamente. Certo. E venite sempre al MIPEL? Quanti anni diciamo è che venite? Non siamo mai mancati da 30 anni a questa parte. Ogni stagione facciamo due collezioni l'anno e abbiamo distributori e quindi clienti in tutto il mondo. Abbiamo dei nostri store sia negli Emirati, appunto a Dubai abbiamo il nostro store molto bello all'interno del centro commerciale del mondo di Dubai Mall. Poi abbiamo diversi store a Mosca, abbiamo un store anche nella nostra vicina Marche a San Meteo e Tronte, che è una bellissima cittadina. Poi abbiamo appunto questa bellissima boutique monomarca Ripani. E il nostro è proprio l'obiettivo anche di far conoscere a tutte le donne del mondo i nostri prodotti. Quindi è importante essere a Milano? A Milano questo è l'evento assolutamente imperdibile per tutti, anzi invito sempre tutti i negozianti, i clienti a far visita e soprattutto a visionare queste fiere importanti, che non solo è un impegno per la propria attività, quindi un investimento, ma è importante anche per conoscere nuove aziende, conoscere le novità, colori, pellami, soprattutto delle belle relazioni. Bene, allora grazie, in bocca al lupo per tutto e grazie al prossimo MIPEL. Al prossimo MIPEL, senz'altro. Bene, terminata la giornata molto molto piena in fiera a Ro. Insomma, ho avuto modo di visitare il MIPEL, quindi diciamo che insomma veramente è stata una giornata pienissima, pienissima, pienissima. Qui sono davanti all'ingresso della fiera, molto molto bello e moderno.